e per chi ci segue su YouTube in differita. Se ci seguite su YouTube, lascio sempre come per tutte le live in descrizione il link per il nostro gruppo Facebook. Iscrivetevi perché troverete amici con cui chiacchierare e giocare assieme sia a nuove console, quindi next gen, parliamo di PS5, Xbox Series X o Xbox One X, oppure retro game, perché partiamo dall'Atari 2006 ed arriviamo ai giorni d'oggi, trattiamo tutte le console, quindi un canale dedicato ai videogiochi per tutti. Oggi provo questo gioco qui, che per me è nuovo, è un gioco che trovate sul Game Pass, quindi come sempre consiglio, fate il Game Pass, perché con 59 euro all'anno avete 100 giochi disponibili e ogni mese ne escono tanti nuovi e giochi bellissimi e completi, non demo. Sicuramente questo è un vantaggio per Xbox, ma... vediamo un attimino in dettaglio questo gioco qui. Allora, questo gioco l'ho trovato, come vi dicevo, sul Game Pass. Si chiama New Super Lucky Tale. Adesso ricontrollo per non dirvi stupidate. Esatto, New Super Lucky Tale è un platform. Non ho mai giocato, quindi portate pazienza, iniziamo assieme. Anzi, adesso faccio un'interruzione di 20 secondi, che devo spostarmi il badge della live, perché altrimenti mi oscura una parte del gioco e non riesco a leggere sotto. Eccomi qui, scusate la piccola interruzione, ma mi sono spostato il badge della live, perché altrimenti... Allora, ho trovato un tizio, ho appena iniziato da 30 secondi, quindi non vi siete persi niente, tranne il filmato introduttivo che alla fine penso non vi interesse. Abbiamo trovato questo tizio che si chiama Greg e mi dice che sai che quella porta, grossa porta, fosse aperta, potremmo chiedere agli altri golem di aiutarci. Forse se suoni quel campanello lassù qualcuno ti farà entrare. Vediamo un po', perché non ho la minima idea di cosa ci sia da fare. Allora, non è facile arrivarci, provo a colpire con la coda quell'interruttore laggiù. Potrebbe aiutarci a trovare la via. Penso con X, esatto. Ok, allora, vediamo com'è. Grafica pulita, direi. Allora, premendo due, allora con la X muovete la coda, quindi potete dar colpire qualcosa. Premendo due volte A facciamo dei salti più lunghi. Adesso ci dice qui, ad esempio, di premere A più RT. Cosa ci serve? Ah, ok. Così facendo facciamo un balzo e allo stesso tempo schiacciamo in basso qualche oggetto che troviamo, stile Super Mario, dai. Cosa è copiata da un platform, quindi sicuramente avranno preso spunto dai tanti platform che ci sono disponibili. Tieni premuto. E cosa fa? Ah, prendendo premuto RT andiamo sottoterra. Carina questa cosa, questa è una novità che negli altri giochi non ho trovato, quindi un punto a favore per New Lucky Tale per questo. Ok, cosa abbiamo preso? Prendendo tutto queste monetine con le zampette di cagnolino, quello che sono, completiamo una parte. Allora qui con X, con la coda, cosa? Questo qua? Ah, ok, una campana. Penso che abbiamo rotto questo sigillo. Allora, così vedersi è carino, vi dico. Adesso pian piano vediamo se il gioco è valido. Consiglio che do sempre un po' a tutti. Allora, con la levetta di destra potete girare la visualizzazione del giocatore, come vedete, 360 gradi. Deduco che ci si deve scendere di qui. Guarda attorno, che io questo sto già facendo. Ah, ok, posso rompere e interagire con vari oggetti. Qui cosa c'è? Qualcosa? Sì, ci sono nascoste delle monete, dove c'è questo luccichio. Quindi abbiamo preso una valanga. Voilà. Prendiamo anche questa. Sto usando la X, quindi, per muovere la coda. E sono in avanscoperta, chiaramente, perché io non conosco il gioco, non ci ho mai giocato. Per il momento giudizio positivo, vi devo dire.
Le casse ci ricordano cosa? Crash Bandicoot, dai, era facile. Quindi abbiamo preso degli spunti, ormai vabbè, non c'è più niente da inventare nei platform. Però così a vedersi è carino, dai. Un misto tra Super Mario, 3D World, Crash Bandicoot e chi più ne è, più ne metta. Bisogna vedere adesso un attimino in oggi vita com'è. C'è possibilità di correre? Non c'è. Questo è il punto che abbiamo aperto, a questo punto dovremmo andare avanti. Posto di controllo, questo devo dedurre, penso che sia un checkpoint, va attivato o si attiva da solo? Ok, che è successo, siamo già al primo boss. Master Mittenstein, e che cazzo è? Cosa, un cattivo è venuto a rubare la legittima proprietà di Jinx e della cucciolata. Ah beh, cazzo, siamo a posto. Preparati ad affrontare l'ira di Mittens. Maestro Didi, a quel segillo sei un guardiano. Quanto ho aspettato questo giorno, anche se speravo che arrivasse qualcuno di più in alto. Forse tu sei la mia arcinemesi. Va bene. Oggi ero a bisogno di un avversario. E forse tu sarai il mio. Va bene. Devi dimostrare il tuo valore, ti aspetterò nella Sky Castle, piccolo avversario per il momento. Svanisco, va bene. Dammi una mano, il grande golem sta facendo un sonnellino quando lo Sky Castle è stato attaccato. Io e i miei fratelli abbiamo fatto appena in tempo a nascondere le pagine quadrifoglio che abbiamo trovato, prima che qualche strano gatto ci staccasse la testa. Allora, raccoglimi e portami al mio corpo vicino alla capanna. Dobbiamo svegliare il grande golem se vogliamo fermare quel diabolico felino. Qui usiamo il tasto per andare sottoterra a prenderci le nostre monete e riusciamo infatti ad entrare qui. Questa è carina, dai, sta roba qua di andare sottoterra, mi piace. E siamo entrati automaticamente, avete visto, nella gabbia da sottoterra, perché se no era chiusa. Allora. Datemi 10 secondi d'orologio. Mandato un messaggino e mo torniamo a giocare. Allora, scusate queste piccole interruzioni. Questo è il tizio di prima. Y per far cosa? Lo posso portare in giro? Qua? No! Male? No, ok, basta saltargli in testa. Allora, chiaramente, come ho detto, essendo che sono in avanscoperta, titolo per me nuovo, devo provarle tutte. È gradevole, dai. Ecco, questo è il classico esempio che io dico sempre, provate ragazzi i giochi su Game Pass, perché avete questa opportunità. Ecco che l'ha uscita una U, è giusto sfruttarla. Ah ok, per comporre la parola Lucky, che è il nome del nostro personaggio, dobbiamo raccogliere le lettere. Questo non ci possiamo far niente. Le farfalle si faranno male o cosa succederà? Niente. Queste cose qua però mi sa che un po' di male ce lo fanno. Occhio ragazzi, zampette qui dentro le monete, andiamo a raccoglierle tutte e voilà, lassù c'è un cuore deduco che ci darà un po' di vita. Ok, le abbiamo, però non ce l'abbiamo ancora tutta.
quindi per il momento l'abbiamo preso e basta. Ah, ecco qua che abbiamo trovato l'Y. Però allora indietro sicuramente abbiamo le altre lettere che io non ho visto, perché vedo che allora ma qui si può andare da qualche parte? Dice qualcosa che mi dice che quello cos'è, un omino? Sarà una vita. Però per andare di là cosa devo fare? Ah, si potrà andarci sotto. Questo cos'è? Cosa, non ho ancora capito che ci faccio, eh. Ah, allora, vedete, bisogna usare l'ingegno e praticamente premendo RT sono andato sotto terra. Io non ho ancora capito, no, non posso portarlo in giro questi, quindi non lo so. Scopriremo, attenzione a queste fiammate stile vulcano. Allora, saranno dall'altra parte, Noi siamo arrivati di qui. Qui abbiamo il nostro gong. Qui c'è il tizio lì. Qui ci siamo passati prima. Visto che questi basta saltargli in testa. E qui dove sono tutti? Sono qua nascosti. Questa è una cosa da scoprire con calma, allora. Qui cosa c'è? Oh, andiamo sotto. Obiettivo sbloccato. Uso una tana di volpe. Va bene. Non so cosa ci devo fare. Che devo fare? Sarà a tempo? Immagino di sì. Io me la sono presa con calma da fesso. Ce l'avrà fatta fare perché è il primo livello, dai, sicuramente è andata così. 300 monete. Abbiamo preso qualcos'altro che un quadrifoglio. Va bene, va bene, va bene. Mi sembra un buon titolo per il momento. Facile, vabbè, sono all'inizio, quindi sicuramente per sto fatto che andando avanti potrebbe sicuramente aumentare la difficoltà. Qui c'è però... Non posso usare il solito giocattolo che ho usato fino adesso di... Oh, la cazzo, va bene, dai. Mi manca la C. Mi sa che ho sottovalutato qualche aspetto. Però qua è chiuso, non ci posso andare. Allora ci deve essere qualche altra parte. Oh no! Ecco la prima morte, ragazzi. Ok, allora siamo morti. Abbiamo perso un cuoricino. Così che iniziamo anche a capire. Ah, là, allora la lampeggia però, Non sottovalutiamo. Ah, devo far così, ok. Dai. Oh, bene, bene. Abbiamo liberato il nostro amichetto qua. Sicuramente avrà qualcosa da dirci. Dove sono finito? Ah, ok. Si è aperto il ponte. Io sono ancora lì sopra. Che svolazzo. Non è che per caso qui ci dai la letterina che ci manca? Questi qui che devo portare in giro, cosa ci faccio? Li porto in giro e dove vado con questo? O forse qua? No. Non ho ancora capito se ha un senso o meno portarli in giro. Se lasciate un commento se volete vedere ancora questo gioco o vedere delle altre live per vedere com'è. Lasciate pure un commento, così vediamo se proseguire nella pubblicazione del gioco. Se volete vedere giochi particolari, provate a chiedere che se sono disponibili sul Game Pass e ho tempo, vedo di accontentarvi.
volentieri. Questo mi abbassa e alza quello. Allora di là siamo passati. Cerchiamo di capire. Attenzione a questi. Di qua cosa c'è? C'è questo qua. A questo punto devo capire che devo portarlo da qualche parte. Ma dove? Qua sopra non posso. Non salta. No. Devo metterlo qua? No. Deduco di no. Che ci faccio questo coso? Ah, la biglia da mettere qua. Oh, bene bene, abbiamo scoperto una cosa sicuramente utile. Allora, avete visto, ho trovato queste cose che non sapevo cosa farci. RT, andiamo sotto anche qua. Ok, è già la seconda volta che andiamo sottoterra, quindi prima abbiamo trovato una specie di bonus a tempo. Non so se... Ah, qua abbiamo il nostro primo posto, Power D, sì. Non ho la minima idea che cavolaccio ci devo fare questo tizio. Mi vorrà fare la festa. Ok, gli ho tirato una botta. Allora, lui ci attacca, sarà abbastanza semplice, direi di sì. Ok, due volte abbiamo colpito, per il momento è molto facile. Dai, prendici su. Tre. È morto? Stavano 3, 4, 5 volte come al solito questi boss qua. Tutti uguali. 4, forse devo saltarci sopra? Direi di no. Dai, vediamo la quinta volta. Ok, adesso sono saltato sopra, forse dovevo farlo prima. E su! Ce ne sono due. Ok. Mo, facciamo scendere pure questo. E andiamoci sopra. No, questo non bastava salirci sopra. Dai. Ok, si è sbloccato un pezzo lì. Proseguiamo e vediamo un po' cosa c'è da fare. Qui abbiamo trovato qualcosa che assomiglia a questo. Ah, ok, qui abbiamo trovato una gemma. Abbiamo 444 soldi, chiamiamoli così, monete con le zampette. E qui primo indizio, qualcosa del genere. Quando salti puoi colpire un avversario con tutta la precisione di un gelompostino che hanno fatto in tempo leggero, ma fa un bagno. Un po' veloce. E mo? Per il momento allora non mi sembra male, eh. Vi dico la verità, mi sembra valido. Sopra c'è qualcosa. Ah sì, c'è il nostro tizio da andare a prendere lì in alto. Ok. Dove devo andarlo a portare? Perché si possono, vedete, prendere in mano e poi portarlo in giro, ma io non so dove metterlo. Sì. Se scendiamo scende pure lui. Ok, l'ho messo lì. Ci sarà un senso, questa cosa? Vedrò un attimino di documentarmi e capirla. Allora, gira veramente bene. Vabbè, non è che ci sia una grafica fuori dal mondo, siamo abituati ormai ad altri titoli, però come tutti i giochi potrebbe anche essere peggio. Qui ci dice di andare giù. Non c'è niente da fare qua. Se ci sarà qualcosa di nascosto. Intanto abbiamo trovato un pezzo di gemma lì. Questo cosa serve? A niente. Qui non si può entrare, non c'è niente da fare. Ecco, c'è qualcosa qua. Ah, avete visto queste cosa che sembrava questo effetto grafico nascondeva due gemme, cioè due monetine. Comunque qui c'è la freccia per scendere e quindi c'è ben poco da inventarsela. Mi date 20 secondi.
intanto se qualcuno si è collegato lo saluto, ciao, se vuoi lasciare un commento sei benvenuto. Sto provando questo gioco nuovo, prima partita che faccio. Allora qua sono già sceso, non voglio tornare giù più perché non me ne frega assolutissimamente niente. Qua c'è ancora questo da prendere, non cambia niente. Ah sì, mi alza e mi abbassa quello. Allora non è che forse da lì si potrà andare da qualche parte? Secondo solo. Allora ma qui cosa cavolo c'è da fare? Cosa che mi rimane adesso un attimino riguardo. Ah, ecco qua. Allora, questo l'abbiamo usato prima per sbloccare il tizio, giusto? Però mi manca una lettera. Mi sa tanto che devo. Ci sarà il modo, no, qua non mi sembra che ci sia proprio un bel niente da fare. Non c'è un tasto per correre. Mi sa che quella ci dice lo siamo persi per strada, essendo che la prima partita sto tornando indietro un po' troppo, ero, sì, qui allora il gioco è partito da qua, ok. Non capire cosa c'è da fare. Lì gli avevo messo su le due sfere, adesso non ci sono più. Da qua che escono, non è che potrò cantare, No, direi che lì non ci posso fare niente. Quindi come si fa ad andare avanti? Bella domanda. Secondo me starnese qui è da portare da qualche parte, ma dove? Beh, se salto lo perdo, perciò cosa ci faccio questi affari? Forse dovrei portarlo giù? Così posso portarlo da qua? Sì, non ci faccio un bene. E adesso come faccio adesso a salire qua sopra? Piscatole. Allora qua ho visto prima quando ci sono questi effetti grafici. Non so più cosa fare, ragazzi. Perciò, allora, se Depo sta guardando che lui, guardati dall'inizio la live, che il gioco non sembra niente male. E per il momento ci fermiamo qua, è la prima puntata. Così mi documento un attimo e cerco di capire cosa servono queste varie parti nel gioco, perché non è il primo capitolo che è uscito di questo titolo, New Lucky Tale, e per me è nuovo, quindi mi leggo due cose che così magari è un po' più facile proseguire, non è particolarmente difficile, ma sicuramente mi sto perdendo io qualcosa. Grazie a tutti per chi ci ha seguito, lasciate un bel like se vi piace, iscrivetevi al canale come dico sempre, o lasciate un follow su Twitch se guardate la differita o partita registrata su Twitch, che comunque lascio in archivio. Ci vediamo presto, magari con una seconda puntata di questo gioco, che non sembra niente male per il momento. Ciao a tutti. Ciao.